Il tema dello Ius Soli è un nostro dovere perché almeno aiuta l'accoglienza e l'integrazione. Dire che ci deve essere un numero oltre il quale non si va non è un principio razzista, non è scimmiottare Salvini, è garantire la tenuta del sistema, perché se li accogli tutti in Italia non funziona più. Benvenuti ai lettori di Fanpage, siamo qui oggi con Matteo Renzi, il segretario del PD. Buongiorno, ben ritrovati. La prima domanda, partiamo dagli ultimi dati. I NEET e il tema della povertà, l'Italia è il primo paese per numero di NEET e soprattutto lei ha parlato di taglio delle tasse per le persone che hanno un reddito. Per quelle che non dichiarano neanche perché sono sotto la soglia di povertà, cosa facciamo? Passo alla volta. Secondo me la situazione è una situazione che noi dobbiamo affrontare a più livelli. Per chi proprio non ce la fa, il reddito di inclusione. Ed è una misura che è stata contenuta nell'ultima legge di bilancio, che finalmente sta partendo, il cosiddetto REIS, reddito di inclusione. Il punto però è creare le condizioni per creare lavoro, perché aggredire la povertà, aggredire le difficoltà, si può fare soltanto, a mio giudizio, sul lungo periodo creando sviluppo, creando benessere. Allora per far questo bisogna innanzitutto buttare giù le tasse per quelli che le pagano, farle pagare a quelli che non le pagano e contemporaneamente evitare, lo dico in particolar modo al sud, questa incredibile emergenza che è la disoccupazione giovanile. Noi abbiamo un paese diviso in due. Al nord si è ripartiti, al sud ancora no. Al nord vai più veloce della Germania, al sud sta in percentuali che sono devastanti. Ecco, riuscire a tenere insieme le due cose è la strategia, la sfida per i prossimi 5 anni. Per farlo concretamente bene gli interventi come il reddito di inclusione, ma occorre anche un ragionamento più ampio e quindi la riduzione delle tasse che io immagino di finanziare a vari livelli, cominciando dall'operazione Maastricht 2.0, è l'unico modo per riuscire finalmente a dare linfa nuova all'economia. Quello che è chiaro è che l'austerità crea povertà, la flessibilità crea posti di lavoro, questo mi sembra evidente a tutti. Ci sono anche negli ultimi giorni degli sviluppi sul tema dei migranti, c'è stata tanta polemica, è inutile che ci torniamo sopra, però c'è un punto che è importante guardando le statistiche. Il 70% dei comuni italiani non rispetta gli accordi di accoglienza, quindi ci troviamo con tanti comuni che ovviamente hanno un flusso di migranti maggiore. Come si risolve questo problema? Questo è un problema enorme, perché intanto smettiamo di pensare che quella dei migranti sia un'emergenza temporanea. Quello dei migranti è una questione che noi avremo per i prossimi decenni. Il pianeta è sempre più un pianeta interconnesso. Per risolvere la questione devi innanzitutto agire in partenza, dai paesi d'origine. Questo è un principio, lo dico a quelli più che si autodefiniscono più di sinistra, che dicono ma non possiamo dirgli aiutiamoli davvero a casa loro. Il principio di aiutarli nei paesi d'origine è un principio di giustizia sociale anche verso quei paesi che altrimenti si impoveriscono in modo ancora più forte, anche di capitale umano, non soltanto di ricchezze. Quindi aiutarli davvero là, come cooperazione internazionale. Quando eravamo al governo abbiamo triplicato i fondi per la cooperazione internazionale, ma siamo ancora nel G7 al quarto posto. Eravamo settimi, ora siamo quarti, ancora c'è da fare. Due, davvero attaccare gli scafisti. Attaccare gli scafisti, davvero le organizzazioni criminali devastanti che devastano la dignità di queste nostre fratelli e sorelle. Tre, cercare di salvare tutti, perché questo è un nostro dovere morale. Quattro, dire all'Europa, o voi che vi siete impegnati su questo nel 2015 con Tritone, siete in grado di accogliere quelli che volete accogliere, oppure noi chiudiamo il rubinetto dei denari che dall'Italia vanno ai paesi europei che non accolgono. Tutto questo è positivo, lascio fuori il tema che però lei ha detto che era sul quale ha ragione, l'accoglienza dentro i confini nazionali deve essere più organica, a tutti i livelli, a cominciare dal dato dei comuni che lei proponeva, e anche deve essere di maggiore qualità. Ci sono molte realtà straordinarie che fanno un servizio bellissimo e c'è qualcuno che negli ultimi anni ha fatto il furbo, qualche struttura. Quindi saper distinguere è un tema molto complicato, molto difficile, dove uno, intervenire in Africa è un nostro interesse. Due, dare la cittadinanza ai bambini che sono cresciuti e integrati qui è un nostro dovere, non un loro diritto. Il tema dello Ius Soli è un nostro dovere perché almeno aiuta l'accoglienza e l'integrazione. Tre, dire che ci deve essere un numero oltre il quale non si va non è un principio razzista, non è scimmiottare Salvini, è garantire la tenuta del sistema, perché se li accogli tutti in Italia non funziona più. Quindi c'è un numero massimo e quattro dirà l'Europa o. Qui o si cambia oppure noi smettiamo di pagare. In tal senso, sull'Europa, un tema, continuiamo ad affrontare anche questa battaglia, quella dei migranti, come singoli stati-nazioni.
non siamo alle soglie della necessità di un'Europa federale. Sì, ma credo che ci siamo, ma non c'è ancora il giusto clima, secondo me. Vedo dei passi in avanti, in particolar modo nel settore della difesa, che è importante, difesa e sicurezza è un fatto importante che ci siano passi in avanti, ma il mio sogno è l'elezione diretta del Presidente della Commissione, il mio sogno è che ci siano scuole di formazione come quella che vogliamo fare a Ventotene per i giovani europei e per i giovani leader del Mediterraneo, il mio sogno è un'Europa molto più unita, il Servizio Civile Europeo di fatto parte con il gennaio 2018, iniziativa italiana della Presidenza del 2014, tutte cose che piano piano danno l'idea che l'Europa un po' si muove, però non ancora a sufficienza. Ecco, io sono un europeista convinto, vorrei criticare l'Europa per spingerla più nelle posizioni filoeuropeiste. Invece c'è ancora tanta gente che con i nostri soldi costruisce i muri. A quelli lì almeno chiudiamo il rubinetto. L'altro giorno Bono al concerto ha ringraziato la nostra Marina Militare e i nostri marinai più in generale per il lavoro che fanno sull'accoglienza. Lavoro straordinario e ha fatto vedere l'immagine di Giusy Nicolini, ex sindaco di Lampedusa, membro della segreteria nazionale del PD, è una delle donne, delle eroine del nostro tempo, secondo Bono. Io condivido totalmente con Bono questa idea. Devo dire che Bono è uno di quelli che parla dell'intervento in Africa da prima. Per esempio, uno che ha citato come un buon modello per l'investimento in Africa, anche se nessuno ci crede, Bush. Perché Bush Junior ha fatto molte cose in Africa. Ed è vero. Poi, naturalmente, molto è ancora da fare e su altre questioni di Bush. Ci riserviamo un'altra puntata di chiacchierata insieme. Grazie mille Matteo Renzi. Grazie a voi.